Nelle puntadenti precentate. Ma c'era pure la puntata prima, recap. Ma mettine uno ogni tre, ma pure qua. Ma qual è il senso in cui li mettono? Vabbè. Uomo di colore accoltella giovane omosessuale nella sua abitazione. Si sospetta scafista già noto alle autorità. E donna protetta dalle cooperative rosse. Intanto una povera lavoratrice viene accusata ingiustamente, ma lei respinge le accuse. Fributo Voldemort. Mio marito è morto, che tragedia. Gli volevo così bene. A letto era un fenomeno, fidati, io lo so. Mi fido. Vado a morire. Vengo anch'io. No, tu no. E perché? Sei Jon Snow. No, vabbè, si già lascia. Questa ragazza ha salvato 3 vite. Chi t'ha detto di farlo? Questa ragazza si dovrebbe vergognare. Ma insomma, o tradimo Rob? No. Dai. No. E dai. No. E dai. Vabbè. Ho sognato che qualcosa legato al mare ci attaccherà. Beh, molto conveniente. Sigla. Sta puntata è bella tosta. Ormai me lo fanno apposta. Morte e sangue a profusione. Uguale demonetizzazione. Ma a noi ci piace così. Le cose non so belle tutte. Ci stanno pure le cose brutte. YouTube lo devi capire. Tanto io le faccio uguale. Mi dovrete ammazzare. La sesta puntata della seconda stagione del Trono dell'Estrema Unzione principia con i drammi. No, però! Luwin Seda. E perché? Perché attaccano Grande Inverno. Un corvo intanto se taglia. Per sfonda, no! Vai a riferire, vai! Se sarete crepati tutti prima che arrivi qualcuno! Ciao, scemi! Bran intanto se sveglia. Cottion in camera. Ora Grande Inverno è mia. Ma scusa, che si hanno combattuto? Ci sarà stato un casino qualcosa e questo se sveglia mo. Ma nessuno è andato dallo storpio. Lo spezzato. Il Lord a farle evacuà. No, se sveglia Cottion in camera, vabbè. Principe Tion. Sì, calamaro. Porta rispetto, vi abbiamo conquistato. Perché? Perché sono Greyjoy. Sto radunando tutta la gente. Perché? Oh, ma che sta nella fase di perché? Perché? Li sto radunando così potrei givappare. Non mi arrenderò mai! Combatterò fin quando le gambe mi reggeranno. Vabbè, surrendo. Ma non devi fare niente ai peoni, quelli che raccolgono la legna e l'oro. Vabbè. Tion, ma perché? Basta! Fammi finire! Stai facendo questo? Tu non ci hai mai voluto bene, vero? In questi anni te ti abbiamo rapito lontano dalla famiglia, trattato in modo diverso rispetto a noi, sempre bene, vabbè, ma alla stregua di un John qualsiasi, l'ostaggino della casa. Perché? Basito e via. Surrendiamo, regà. Ma no, potevamo evolverci entro città prima. Dovemmo abbozzare a Tion. Principe Tion. Sì. Io servo gli Stark. Non mi prosterò mai a te. E invece si prostrò davanti a lui. Brutta seppietta. Te dovevamo friggere da piccolo, sempre detto io. Maestro Luwin, manda corvi un po' a tutti e informali della mia sfavillante vittoria. Facile senza l'ho disordato in giro. Servirti è ciò a cui aspiro. Mio signore Greyjoy. Principe. Principe Greyjoy. Io sono stata catturata dagli Stark. C'eri pure te. Quindi sono loro nemico. E anche tu sei loro nemico. Ora, a quanto pare. E come si dice? Il nemico del tuo nemico è amico tuo. Ma no, amico del tuo nemico, che sarà amico di qualcun altro. Ma noi non potemo saperlo. Vuoi lavorare per me? Sì. Ma mettere il gomito così un attimo. Ma va a cagare. Morale, Tion ha conquistato Grande Inverno. Ma bene o male è andato tutto bene. Bam. Pure se Roderick, senza baffoni, è stato catturato. Vabbè, mettetelo in cella. Tu, crostaceo traditore, sei cresciuto tra gli Stark come fossero tuoi fratelli. I miei fratelli sono morti. Ned Stark è stato come un padre per te. Mi ha rapito da mio padre. Andavi a bagasce quando volevi e non ti ha mai detto niente.
Ok, questo è vero. Ma mi hanno fatto il lavaggio del battesimo del cervello, del sale, qua roba là. Il lavaggio del cerferro? E adesso, anche se mio padre fa parte in guerra a caso e poi se lamenta se gli sprecano i figli, ora sto dalla parte sua. Capito? Ah, è grande inverno, ora è mia! Mia! È inutile continuare a litigare. Poniamo fine a questa disputa. Non ho capito l'ultima parola. Di? Sputa. Puh! Ma che schifo, dai! Tu m'ha detto nelle segrete! Eh no, non sei regolato. Chi gli fa passa liscia? O sai quello che devi fa? Vabbè, ma m'ha visto crescere, mi pare un po' esagerato. E che ti fai sputare da un vecchietto? Allora non sei figo come noi! Ragazzi, ci siamo sbagliati! Non è figo, non sfigato! No, 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 sono figo! Accettatemi nel gruppo! Guarda, guarda, il prezzo del ferro, eh? So bravo? Ditemi che so bravo! E Bran allora rosica. Perché non stai rispettando i patti? Perché? Bran, mo' rotto il cazzo, eh? Allora interviene Luwin. Sta buono. Finché ammazzi due contadini, vabbè sti cazzi, chi ci pensa? Ma questo è Serro, personaggio secondario ricorrente. Non si torna più indietro, eh? Soprattutto perché se tu ammazzarlo e lo ammazzano alla fine del libro, però vabbè. Se cominci a fare differenza pure qua è finita, eh? Dai, Dio. Sficcato! Mi chiamo Principe Theon. Il Principe Theon condanna a morte Ser Roderick. E questa serie ci ha insegnato che anche se uno è ricorrente, ma sta per morire, ci sono buone possibilità che stia per morire per davvero. Bran ne è consapevole e piange. Perché? Ma non sarà Theon a decapitare Roderick? T'ho detto, in teoria è Rick. Colui che emette la sentenza dovrebbe anche eseguirla. Sicuro? Poi che c'è una certa tecnica per tagliare una capoccia, te netto, eh? Soffrirai un boato! Farai la fine di Nick quasi senza testa! Non t'accettano i cacciatori senza testa! Di cui Ned mo fa parte, tra l'altro. Sfigato! Il principe Theon esegue la sentenza! Vado a incontrare tuo padre! Se Tio ne riesce a staccarti la testa, se no non c'entri nel club, te lo dico, non c'entri. Anzi, ti pieranno pure per culo. Le tue ultime parole, vecchio. Il dio abissale è un fritturone. La capoccia di Roderick rimane attaccata. Madò che dolore, madò. Mo sarà morto, dai. Ho un fastidio alla collottola. Ma che c'è il collo d'ossidiana? E anche se Roderick va nel mondo di più, che so, sempre di più. Ma almeno potrà partecipare al gioco che fanno i cavalieri quelli là. Andiamo al nord, da Jon. E Ghost, quando te lo facevano vedere. Qui Ghost. Ghost. Oh, attacco là. Ah no, so Ghost, non parlo mai. Come ha addestrato bene, me coglioni. No, ma non è colpa tua. Ah, grazie. È che sono tutti così, quelli come lui. Creature selvagge. Non c'è da fidarsi. Oh, moccherino! Ma che è il razzismo verso i metalupi? Allora si parla di bruti. Che brutti bruti, razza inferiore! Oh, e basta! Di come siano bravi a nascondersi nel loro territorio. Qui si sta lottando contro il nord. Anche io sono del nord. Sotto la barriera, tutti i terroni! Ma che è il botto della casata Free Folks? Qui siamo in guerra. L'unica cosa che puoi offrire ai guardiani è la tua vita. E non vedo l'ora di crepare, dai! Ma che sei scemo? Ma no, era per dire che sono coraggioso! Tu potrai anche crepare, ma nessuno lo saprà mai. Sotto la barriera, i terroni continueranno a ingrassare e a fare i giochetti del muori che gli piacciono tanto, senza sapere che un giovane bastardo ha offerto la sua vita. Capito? Sì, non hai capito un cazzo. Loro potranno continuare a scannarsi e a trombare tra consanguinei. E dagli d'endogamia, portami via. E tu, morto, capito? Sì! LOL, stava scherzando! Sono solo parole! Ma come ti sei accollato fino a mo, parevi Benjen?
Voglio trovare quegli scopapecore prima che scenda la notte. Ma ora che c'entra nei sardi? Ghost intanto se fa i cazzi sua proprio. Che voi guardate? Pussa! Ah no, so Ghost, zitto. Aria continua la sua carraria da coppiera, mentre Tywin sgrida i suoi sottoposti. Sono circondato da un branco di idioti. Sta lettera doveva andare a Caio dalla casata Chip, e invece è andata a Tizio dalla casata Chop. Ragazzi, portami il libro di tutte casate, guarda quello. E Aria lo prende subito. La mia coppiera sa leggere meglio di te. No, no, sono andata a culo! Aria, sei un fenomeno, fenomenaria, porco Giuda! Vedi? Prima stavano insieme, erano Chip e Chop. Ma poi si sono divisi perché hanno litigato per una piantagione di noci. E ma a chi sono fedeli questi, i Chop? Eh? A chi? Agli Stark! Vedi? Chip e Chop, Stark, Paperino, Antani, Narnia, terra di mezzo Grosseto! Loro hanno mio figlio! Lo capisci che... Mio figlio poteva morire! Scusa! Tutti fuori! Tutti se ne vanno! Ma arriva un ospite d'eccezione, uno del cast principale! Dito corto! Porca mo me cioccano e calla. Dove ammazzare Tywin quando c'aveva la possibilità? Baelish è qui per informare Tywin che Rally purtroppo è deceduto. Già so tutto. Mentre Arya porta da magnà, pulisce e fa tutte cose. Ma Baelish non è uno che guarda la servitù in faccia. Quindi gli dice beh, per ora. Baelish vuole che i Lannister, quelli con più soldi del regno, si uniscano coi Tyrell, i secondi con più soldi del regno. Intravedi un piccolo vantaggio e questo può significare, sì sì, io so. Sì. E Margaery vuole diventare regina. Sì, però hanno provato un bruttice, eh? E infatti verranno puniti. E me fa finire la frase. Ma pensi te frega a me, giovanotto? Potrei stare qua a parlare da solo, perché già so quello che vuoi dire. Ah sì? Sì. Secondo me dovresti parlamentare coi Tyrell e nominarti ambasciatore per ottenere un accordo vantaggioso, visto che sei amico loro. Non è divertente giocare al gioco del buoni con te. Le faremo sapere. Ma sta ragazzina va bene. Aria versa da bere al Lord. Ma c'ha degli evidenti problemi alla muscolatoraria, alla muscolataria. No, ma c'ha degli evidenti problemi muscolatori e fa un bordello. Ma perché so tesa? E allora non lo so, fatte cioccà. Una cosa dovevi fa, una, non dà nell'occhio. Ma Baelish non la riconosce. Ancora qui sai, c'è un'altra cosa che te devo dire e questa non la sai. Catta una proposta riguardo le sue figlie. Catta sta buona! A Nord intanto, dopo che il monco s'era sperticato in tutti i complimenti versi bruti su quanto siano forti a nascondersi, sul fatto che siano sempre nelle grotte per uscire de notte, tutta la notte poi nelle grotte, questi trovano un gruppo de bruti che stanno a fa' boh campeggio de giorno, ma non stanno nelle grotte, e se faranno pende le spalle se fanno squartà in 2 secondi. Ma sono dei rincoglioniti! John però è tenerello e non ammazza, fa prigionieri. Plot twistone, è una prigioniera, una ragazza. Una bruta! Andassero a casa loro! Sono a casa loro! Siamo noi gli immigrati in teoria! Ammazza! Ma è una ragazza! È tutta una razza! La ragazza, Ygritte, consiglia di bruciare i corpi perché non ci sta la CGI per le pantere ombra che si dovrebbero mangiare. E soprattutto perché i morti c'hanno sto brutto vizio di ripoppa. Certo, famo un bel falò così arrivano i tuoi compagni! Quanti siete? Quanti siete? Lo sai che sei male? È un po' bassetto! Ma è vera la legge da L? Oh! Siamo una cifra! Che unità di misura è? E che volete fa? Attaccare la barriera, eh? Sono tutti uguali! È stato un piacere! No, dai! Ha detto che so carino! Eh? L'ho catturata io, è il mio destino! Ci penso io! Ok, vai, pensaci! Sto scherzando, se vediamo su, dai! E se dividono? Pretesto un po' a cazzo de cane, eh? Perché vi dividete? Seccala e vattene! No, o lasciano solo! Po' palla disarma me e famme fuori! Ygritte prova a salvarsi le chiappine e invita John a joinare Mance Rider! Così, a caso pure questo, subito proprio, Tradiscili! Testimone de Geomans! Non li tradirò mai, sono un corvo anch'io! Allora Ygritte cambia subito tattica. Sai chi è tua madre? La conosci la storia di Belly il Bardo e la Rosa Blu? No, gliela lascia perdere. Vai allora, seccame. Colpisci forte. Non farmi soffrire come Sir Roderick 5 minuti fa. Come tuo padre, dai. Mo lo faccio. Testa che rotola, su. Ecco che arriva, eh.
Dai, che l'attesa è pure peggio! Spadata is coming! Mi stai facendo soffrire! Eccolo! Un giorno ci sposeremo! John non gliela fa a secca una donna. Guarda, è più forte di lui, piuttosto sa la sposa. Ma non è spoiler, è nella vita vera. Non è spoiler, perché faccio come se fosse spoiler. Gli attori si sono sposati, c'è il mondo in caso. Come se fosse spoiler. Non gliela fa a seccarla. Beh, allora scappo. Se ci provi ti ammazzo. Mi ha appena dimostrato che non sei in grado. Sbom. E gli gritta via. E i compagni di John, che tanto questa va avverti tutti i compagni sua, mettendo a rischio tutti, stanno qua a collina. Vabbè, John la insegue e corre, 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 corre. La richiappa. Va bene, hai vinto, dai, ammazzami. Ah già, non c'è le palle per farlo. Dove stiamo? Boh, ma mica... Eh già, ma dai no, è un cliché incredibile. Però è così, me so perso. Nel territorio nemico. Succede, e si sta facendo notte. I bruti nelle grotte. E i compagni guardiani a fare scampagnate. Bravi. Cambio scena. Mirzella Marcella viene spedita col corrispettivo Amazon dell'epoca. Dramazon. Siamo qui riuniti per salutare il pacco Pendorn. Hanno ordinato una principessa che possa arrivare sana e salva senza aver bisogno d'assicurazione. Purtroppo però non hanno pagato il Prime, quindi arriverà fra un mese. È tipo i tempi del Medioevo sono quelli, eh? No, la settima stagione. Marcella non l'ha presa troppo bene. Per ora. E manco Cesira. Spero che tu possa trovare qualcuno che ti renda felice, fratello. Beh, grazie. Allora, pensa bene, dai. Che tu possa amare qualcuno o qualcosa più di te stesso. Ah, ma non lo so. Dici che sono pronto per una relazione seria? Così che poi io possa portartela via. Ma che cazzo di problemi c'hai? L'ho mandata a dormire in un castellone. Tanto non gli fanno niente. Te preoccupa la storia d'Elia? Non so cosa infami. Mo sta a piagna, vede Tristene. Dopo 5 minuti te sei scordata. Pazza malata. Vabbè, ora come dici così, no, vaffanculo, vaffanculo. Tom in versione 1.0 piange. E Geoffrey lo sgrida. I principi non piangono. Io ti ho visto piangere. Usse, cazzo, stai, non è vero. Mi era solo andata un po' di grandezza negli occhi. Mio fratello, quando me ne sono andata, ha pianto. È un principe tuo fratello? No. E allora, di che stiamo a parlare? Cioè, parliamo di astrofisica nucleare. Se astrofisica nucleare, no. E allora sì! Che mi costringe a punirti. Porra sansottolina. Qui mastino. Andiamo a fare la pasteggiatina. Su. Guardalo il mastino arrabbiatino, perché Geoffrey tratta male Sansa. Sonderino. Cesira intanto è ancora chiusa. Il re sfila per le strade della città per farsi ammirare dai suoi sudditi che lo amano. Gli imbitrachi ci rubano il lavoro! Dove sono gli 80 dragoni al mese che ci avevi promesso? Onestà! Onestark! Basta incestà! Basta incestà! Tyrion capisce l'antifona. Questi stanno a rosicchiare. E manda via tutti, quelli che contano almeno. Ma un popolano ci tiene a dire la sua riguardo la gestione dell'Italia, del regno, da quando ci sono i Lannister a sta parte. Boh, cagata in faccia a Gioffrino! How could this happen to me? Merda su una merda! Scopa, premiere della Lara Lannister! Attentato! E calla, mosca boccia! No, no, sto calmo! Lui! Pigliatelo! Morti! Li voglio tutti morti! Boh, rizzone! Il mastino acchiappa Geoffrey e se lo porta via! No, voglio rimanere per vederli morti! È reciproco, ma sta! Come tutti i politici o quelli coi sordi sanno, è bello avere le guardie e tutto quanto quando sei ricco, ma i poracci so de più! E se si equalizzano te fanno il cu! Ah! Oddio, ma Game of Thrones o The Walking Dead? No, no, è Game of Thrones! No, Walking Dead! La passeggiatina del mastino è diventata una guerra civile. Ma la gente che conta se salva. Ecco Geoffrey, Tommen, Tyrion, Cesira, a posto. Ma dov'è Sansa? No, dai, non è possibile, antidrago, dai, non è possibile. Sansa! Sansa viene circondata.
E per scappare si butta in un canaletto infrattatissimo. Ma do cazzo vai! Geoffrey intanto ha capito. Tutto questo spargimento di sangue non è stato vano. La repressione è sbagliata. Se chi ha più cedesse una piccola parte per chi ha meno, sarebbe tutto più sereno. Tutte teste, tutte picche! Morti, tutti morti! E allora sei un coglione! Come ti permetti? I am the king! Mi hanno tirato la pupù! Perché è tutto quello che gli è rimasto per colpa della guerra! E tu per sta stronzata? E tu per cornet per una pupù? Li vuoi ammazzare tutti? I am the king! Guarda come mi hanno combinato, va! Te pulisco io, aspetta! Meglio? Un'altra passata? Altro pizzone a Geoffrey dopo la stagione 1! Ma Geoffrey non se l'è presa. E non gliela farà pagare tantissimo. No, 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 no. Meanwhile, Sansa aveva appena finito di ragionare sul fatto che in una stagione e mezza l'anno, strappata via da casa, ammazzata il cane, ammazzato il padre, subito tutte le violenze sia fisiche che psicologiche da quello che credeva l'amore della sua vita, quindi era serena. Pensava che il turno suo fosse finito, mo toccherà aria un pochetto. E invece abbiamo solo scalfito la superficie della tite traumi. E gli vogliono fare violenze brutte, oh! Ma questa non è le crisi! Scene proprio brutte dopo, avanti veloce! Arriva qualcuno con una spada grossa. Gatsu? No, il mastino! Che la salva! Prima però un po' di squartamenti intestini, che schifo! Ma tutto a posto! Andiamo uccellino! Sì! Mannaggia, peccato che c'ha la faccia tipo un hamburger scotto. Guardalo, lo vedi che il mastino è su un terino. Guarda che faccetta. Grande mastino che salva il culo a Sansa. Non dire tutti i sensi, piccola ancela. Sei più elegante di così, forza. Non me fa Massimo Boldi. Andiamo all'Esteros. E ribecchiamo la Galesbrinx, che sta aspettà il re delle spezie. Anche se non fu eletto all'unanimità. Zenzero e Cannella ci tengono a dire che votarono scheda bianca. Come osa quella crocchetta umana far aspettare la Gasbrengsbrick? Ma è il secondo uomo più ricco del regno. Un po' d'attesa ci sta. Ma tu non sei il primo uomo più ricco del regno? Sì, e il secondo uomo più ricco del regno fa aspettare primo? Più la Gasprentrix? Ma come cazzo funziona qua? Se tu avessi acconsentito di sposarmi, non staremmo qui a elemosinà. E sai com'è? Vorrei capire se esistono altri modi per avere quello che voglio oltre a darla. E che cazzo? No. Calesbrix, scusa il ritardo, ma... Il sonno mi ha colto a sole ormai alto al cantar degli uccelli. Cioè, te sei abbioccato. La scusa è questa, solo che nel trono del buori. Il sonno mi ha colto a sole ormai alto al cantar degli uccelli. Quindi hai fatto aspettare Daenerys Targaryen nata dal... Sento che il sonno mi sta cogliendo di nuovo. Perché te sei abbioccato? Che bei capelli d'argento. Ma cazzo dici so biondo platino? Ma vedo che non è nemmeno in mano... Ma non è... Ma vedo che non è manco in mano un cocktailino di benvenuto. Frustate, frustate a tutti. A morte tutti gli schiavi. Grazie. Ma a me frega un cazzo. Ma com'è diventata brava con la politica la nostra piccola principessa? E allora che vuoi? I soldi. Dammi i draghi. No. Ah, i soldi. Mannaggia, l'ho lasciati nell'altra vestaglia strana. Vabbè, allora famo le navi. Mi rimpatrio da sola. Le navi servono pure a me. C'è lavoro. Sai sta cosa che voi mitrachi non fate mai? Sono solo stereotipi. Mo te spiego, piccola principessa. Io faccio l'affari, valuto i pro e i contro. I contro del datte le navi, so. Non hai alleati nel continente occidentale, quindi me l'affondano. Non è un esercito, quindi me l'affondano. Non è una strategia, un business plan, una pergamena con un disegnino. I pro, c'hai una bella faccettina. Capisci che... beh, stato un piacere. Quando Illirio mi regalò le uova di drago, viverne, nessuno credeva che da esse poteva nascere la vita. E nessuno credeva nemmeno che sarei sopravvissuta alle fiamme. Quando feci schiudere le suddette uova sulla pira del mio defunto marito. Sì, sì, l'ho vista pure io la 1x10. E allora, non capisci che io rendo l'impossibile possibile? Faccia una maglietta. Io so, magica.
dammi i sorti. Mi disp, ma magica. Non c'è tre garanzie accettate. Non lo puoi ipotecare l'essere magica, piccola principessa. Uebba, primo, non so piccola, ok, so bassa, ma so grossa dentro. Secondo, non sono una principessa, ma una Calesbrix. Tion e Tommen sono principi. Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla ventresca tempesta, e mi riprenderò ciò che è mio, col fuoco e col sangue. E io sono Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Non dispone dei requisiti necessari per accedere al finanziamento. How could this happen to me? Aria continua a servettassela e ancora non ha avvelenato niente. Poi la gente è biasima sazza, vergogna. Tywin, ancora vivo, le chiede com'è possibile che una poraccetta come lei sappia leggere. Una donna, nel medioevo. Mio padre mi insegnò. E com'è possibile che un poraccetto sapesse leggere? E tacco là. Ovviamente ambulanza, signori, si parla di Ned, ambulanza, io non so che cazzo dirvi. Non lo so che cazzo dirvi, non abito vicino ospedali. Passa però ambulà. Poi si parla sempre di gente allegra, vabbè che faccio roba che è sempre allegra la gente, quindi... Ok, ok, andiamo avanti. Com'è possibile che un poraccetto sappia leggere? E tacco là. Ok, scusa. Sì, anche Tywin insegnò a leggere ai suoi figli. E veniamo a sapere che Jenny aveva dei problemi. Scambiava le lettere. Ah, era dislessico. Dislessico. Non è vero, non si tromba la sorella. Sono solo dicerie atte a indebolire la nostra casata. Tuo padre incestico. Suppongo che gli studi medici non siano arrivati alla dislessia, va bene? Il maestro ci disse che non c'era niente da fare, che dovevamo abbozzare. Certo, io non abbozzo mai. E quindi costrinsi Jamie per 14 ore al giorno a leggere per un anno. Lui mi odiò per questo, per un bel po'. Forse mi odia pure adesso. Ma Davide come legge, mo? Potrebbe fare il leggio. Sì, ok, ma non si fa così, oh. Ma ora sa leggere. Ho capito, ma ha rovinato un rapporto tra te e tuo figlio in un anno di vita suo. Secondo me l'ha pure mezzo traumatizzato. Mica può costringere la gente a fare quello che vuoi te, eh? Ora sa leggere! Bah, mio padre era più bravo. Che lavoro faceva? Un cazzo, era nobile. Tagliava capocce. Cos? Tagliava pietre. Il tagliapietre. Un tagliapietre che sapeva leggere. Beh, tra una picconata e una frustata il tempo si trova, eh? E cosa l'ha ucciso? La lealtà. Verso chi? Scherzo! Ma tu... Scus, dovresti al posto mio e spiccia a casa. Vero, ma mo so curioso, dai dimmi. Hai mai conosciuto tuo padre? E certo, mica so bastardo. Era un brav'uomo, sensibile, comprensivo. Ma sta a sentire, sì? Sì, mica è tutta una scusa per fregarmi i pizzini importantini, eh? No? Ah, ok. Era comprensivo, gentile, delicato, debole. Una fichettina. Ha quasi mandato a puttane la casata. Ecco, mo m'è presa male. Ho freddo! Vado a prendere un po' di legna. Aria coglie l'occasione per leggere il pezzino importantino. Rob sta andando là, voi andate di qua. Ottimo. E allora lo vuole spedire al fratello per dargli un vantaggio tattico. Ma... anche se ha corso 8.704.002,3 bis volte in sta cazzo di Arenal, la donnola, e non è mai successo un cazzo, mo che ha il bigliettino, va a sbatte contro Emory Lorch. Certo, è per forza. Ma porca... Che tu corri? Non si corre nei corridoi della scuola, della prigione. Scusi! Che fai fuori dall'aula? Devo andare all'armeria. Abbiamo un'armeria a scuola, ma che è l'America? E che cos'è quello? Un pezzo di carta. E che c'è scritto? Parole. Quali parole? Non lo so, non so leggere. Ma se prima ho fatto fare una figura di merda, so quello di prima, eh? Sai leggere meglio di me. Via! Ferma qui, molellaccia! Ti porto dal preside! Aria si nasconde. Quello si ferma un metro prima, si gira e se ne va. Cioè, che culo! Però t'ha cioccato e andrà a riferirlo a Tywin. Che sfiga! Allora si mette a cercare qualcuno. No, scusa, nessuno! Indovina chi? Jaqen, per riscuotere il secondo omicidio omaggio. Eccolo! No, vabbè, ma scusa, ma quanti siete con sti capelli? Che non sono né rossi né marroni, i capelli bordeaux. Qua in due nel regno, attaccati con gli stessi capelli bordeaux strani. Guardalo, eccolo, stava lì accanto, sono uguali. Emory Lorch. Anche quest'uomo dice buongiorno a questa ragazza. Sbrigate! Questa ragazza non può trattare il dio rosso come subito.it. Ma scioccato! Quest'uomo dice vabbè. Lord Tywin, vabbè niente.
Oibo. Stacco su Rob. Tutti lo salutano, tutti gli vogliono bene, perché lui è un re amato da Firenze, Cosimo de Medi Stark, tutte cupola da Prodo. Rob, il nostro promesso sposo dei Frey, va a parlare con Talisa, la dottoressa dell'epoca, no? Cioè, è un po' beautiful qua, no? Il regà dottoressa Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, porca troia. Milady, onoratissimo. Da cosa deduci che io sia una lady? Pino! Dica, mio re! Che vuol dire dedurre? Mio re ha per caso offeso mia madre? Lo vedi? Dai, che cazzo dice deduce? Sei una lady. Vabbè, sono una lady. Che sa come aprire le persone e tutti i punti dove tagliare, eh? Sta attento a te! Mo che volete fa? Certo, lo sto di a te. Ora che certo, sta attrice poteva far Lian, eh? Col viso allungato, i capelli neri, vabbè. Ma non sono mica una spia, eh? Chi è una spia? Non è figlio di Maria, non è figlio della vecchia. Di sofferenza ne avrà parecchia. E soprattutto non lo verrebbe mica a te. Vero, mi hai scoperta. Stavo giusto scrivendo ai Lannister quanto sei brutto. Fammi vedere però. Arrestatela! Sto scherza! Ho capito, ma manco controlla questo. Io nel dubbio controllerei che sta a scrivere. Però vabbè, dai. Vorresti camminare con me? Ammazza, manca scena, mi inviti. Ma infatti non mi pare il caso. Kat ritorna dal viaggio da Speranza. Da Spezzanza. E Talisa in crisi. Ammazza, ci ho parlato due volte e già mi presenta la suocera. Forse stiamo correndo troppo. Lady Talisa, Lady Stark, Lady Talisa e poi Megill. Megill. Non sembra un nome presente nei libri. È normale, mia signora. Ma hanno creato Benhoff e Wes. Cos? Vengo da Volantis. Ciao. Figliolo, è tanto che non ci vediamo. Ogni volta potrebbe essere l'ultima in sto mondo. Ti ho dato la vita, dammeretta! Mammina, come va? So preoccupata per sta storia. Non è che te innamori del personaggio filler, eh? E mandi a puttane gli accordi coi Frey, eh? No! No! Ma cosa dici? Madre! Ma... guarda che quelli si incazzano. Magari se me l'avessi detto prima, che promettevi sposo il futuro re del nord per passare un cazzo di ponte, eh? Ma sono lì già a dovere, tranquilla. Oh! Guarda un po' chi li interrompe. Roos! Nostro servitore fedelissimo. Grande inferno è una grande merda. Ma ogni tanto una notizia bella per spezzà. No, a parte Bran. Aridaglie col True North. John moccia Ducani. Un arguizzaio. Ma arguizzaio ha messa. Non si trattano così le signorine. E Ghost. Ma Ghost do sta infatti? Cioè, ma che ha perso di vista il padrone Ghost? Ma fa proprio come cazzo gli pare veramente. Ok. John allora decide di accamparsi. Ma la notte è fredda e sono costretti a dormire vicini vicini. No, 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 no. Ma moriremo assiderati se no. Sono un gentil bastardo. Non posso approfittare della situazione. Non stai approfittando di niente. Te lo dico io, te lo dico, vieni. Ok, e buonanotte. È lungo artiglio quello che sento? O sei solo contento di rapirmi? È lungo artiglio. Non è vero, appoggiato là, t'ho visto. Pensi che i tuoi compagni ti stanno cercando? Sì. E pensi anche che ti troveranno? Cioè, poi giurà. Sei proprio scemo. Ok, basta, t'ammazzo. C'ha una ragione quelli. Però sei anche bravo. Ok, mi è passata. Buonanotte. Che cos'era? Niente. Ho sentito muoversi qualcosa qua sotto. Ma forse è uno spasmo per il freddo. Ma sei tu? Ma la vuoi smette? Io non ho idea di cosa lei stia parlando, corvo. E basta! Ti denuncio! Queste sono molestie, eh? Sì, le molestie da una donna un uomo! Ma chi ci crede? Non ci posso credere! Ebbene sì, una bruta sta abusando di tu. No, grande inverno, grande merda! Ah, eh sì, sono arrivati corvi da tutte le parti. E i miei fratellini! Boh! Brava, Kat, eh! Non rimane al nord! Mo da Dufi spariti a quattro! L'avevo detto di non fidarti dei Greyjoy! Vero, vero. Qua c'ha ragione. Lo ammetto. Te sei fidata di Dito Corto e di altri, che poi si vedrà. Non ripaga una vita di cazzate, nani rapiti, processi farsa, gente liberata, andiamo avanti. Però, quando c'ha ragione, c'ha ragione. E Roderick Castiel è morto. Porco.
Roddick Cassel. E mo che lo dice a Steve? Pora Monica Bellucci, ce parlo io. E non è stato mio figlio, ma Tion. Che culo. Vado, lo sfiletto e torno. Sta buono qua. Ci vado io a parlargli. Ormai lo servimo col limone. È finita così, ok? Lascia che mandi il mio bastardo. Una personcina a modissimo. Sarebbe onorato di portarti la sua testa. Per non parlare di altre parti del corpo. Ok, ma lo voglio vivo. No, Rob, te prego, di che lo vuoi morto. Te prego, Rob, te prego. No, vivo. Lo voglio guardare dritto negli occhi prima di ucciderlo. Ok, gli occhi allora li devo salvare, eh? No cavaggio occhi, segnato. Vai tranquillo. Tion intanto, come aveva detto inizio puntata, le faremo sapere. Gli fa sapere a Osha la sua decisione in merito all'assunzione. Ed è... No! Non posso fidarmi di te! Osha allora ripensa ai consigli di Karin. Adeta. Questi non sono begli insegnamenti però, eh! Lupin intanto, nella stamberga strillante, ulula. Oh, queste mi sembrano referenze migliori. Blum, 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 blum. Ma che vuoi? La libertà. Ma come avevi detto che volevi lavorare per me? Libertà! Va bene. Guarda, guarda sta ragazzina. La prima stagione, guarda com'era. Una manciata di puntate? Va. No, però è stronza. Pure, 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 pure. C'ha pure un po' di diritto d'essere stronza, cazzo, eh. Perché la gente non ci vuole bene? Perché vi vede negli aggi mentre muoiono de fame. Ma la colpa è degli immitrachi. Se ne prendono loro i soldi. Glielo diciamo sempre. Perché non ci credono? Non ne ho idea, guarda. Ma allora perché il popolo soffre così? Boh, una sassa comunista. Il re è cattivo. Poracci di tutto il mondo, unitevi. Non dire mai queste cose. Ma tu mi vuoi, Pepe? Almeno tu. Leste mani. Ma perché non ti devi mai fidare di nessuno? O campi poco in sto mondo? Ah, ma allora mi vuoi, beh? Osha si è guadagnata la libertà. E se dà. Dove vai, amore? Devo proprio andare. Domani ho da razziare. Ti chiamo io, non sei tu, sono io. Osha continua la sua operazione stealth. E va a richiappare Bran. Ti sei raffrattato nella cripta. Come Bale il bardo è quella della storia della rosa blu. Ma guarda un po'. E quindi non l'avevano trovato. Che ci fai qua? Sono venuto a scaldarmi. Oh, funziona sempre! Osha riesce a far scappare le gnappette Stark! Eroe nazionale! Lo vedi che non aveva tradito? Gli vuole bene gli Starchettini! Hagrid, porta Harry Potter, sbrigati! C'ho le visioni, ma non so Harry Potter! Voldemort, non ci avrai! E ci stanno pure Cagnaccio e Summer! Guarda quanta CG hai, guarda, guarda! Poi manca una volta a stagione, ti faranno vedere, mortacci! Super ping pong de scene. Torniamo dalla Galesbri, che è andata a chiedere prestiti un po' a tutti. Ma il re della seta sta impicciato con i Lannister. Il re dell'oro mi darebbe anche una nave. Ma io che dovrei fa? Adeta. Ma sempre così va a finire. Sì, ma poi sono tutti i re. E pensavamo a Westeros 5 fossero tanti. Ma chi fa le votazioni? Sai, Calesbrings, io non avevo niente. E ho fatto cose molto brutte. Tanti sacrifici. Ma ora sono uno della mano di Roll. Di chi? Ma ora sono l'uomo più ricco di Kart. Sì, io ripeto ogni 4 battute, ho capito. Una bella storia, ma vorrei parlare dei cazzi mia, ok? Io sono del cast principale. Questo per dirti che bisogna fare di tutto per il sogno. Ed ora sono qui, senza nessun... rimpianto! Nessun rimorso! Tutta la corte della Calesbrinks sbragata. Tutti gli immitrachi. Soltanto certe volte capita che appena prima di morire mi sembra di sentire la demonetizzazione che bussa. E porco Roll! Allarme intrusa! La Calesbrinks si butta in mezzo ai cadaveri. Andategli appresso! Jorah! Ma dove sta Jorah quando serve? Non i draghi, non i draghi, non i draghi, non i draghi, non i draghi. Gli hanno fregato i draghi. Porco! Eppure Irri è morto. No, Irri! E Dorea? Boh, e quanti personaggi secondari stanno a sbragare oggi? E che? Il servetto morto dei! Poverina!
Vabbè, sti cazzi. I draghi! Eccola, un'altra delle scene più memate dell'universo. Calma che l'Esprix, te vengono le rughe. Ok, ok, mi calmo. Dove sono i miei draghi? Eccoli, tutto a posto. Li stanno portando all'asilo, al drasilo degli Eterni. Fine! Cortesemente vorrei essere informata dell'attuale locazione dei draghi, anche se sprovvisti di due zampe, di mia proprietà. Grazie. Non vedo fuoco!